turiste minorenni violentate nel Materano, 4 arresti. Riforma sanitaria, la FIALS protesta in piazza a Matera. Firmata convenzione tra l'ospedale di Matera e il Miulli di Acquaviva delle Fonti. Potenza raddoppia l'operazione Contrade Pulite. Firmata la convenzione tra l'Istituto di Design di Matera e il CNA di Basilicata. Bentrovati con l'informazione di TRM. Questi titoli delle principali notizie che approfondiremo subito dopo lo spazio pubblicitario. Ben ritrovati in studio. Ci sono stati 4 arresti nel Materano collegati alla vicenda delle violenze ai danni di 2 turiste in Basilicata. Il servizio. Sono 4 al momento gli arrestati per la vicenda della violenza sessuale perpetrata ai danni di 2 ragazze quindicenni inglesi di origini pisticcesi durante una festa di compleanno di una 47enne tenutasi a Marconia di Pisticci tra il 7 e l'8 di settembre, una festa con ingresso libero all'interno di una villa presa in affitto dal festeggiato, il quale non risulta indagato. I ragazzi sottoposti ad ordinanza cautelare hanno un'età compresa tra i 19 e i 23 anni. Si tratta di Alberto Lopatriello, 22 anni, Giuseppe Gargano, 19, Alessandro Zuccaro, 21 e Michele Masiello, di 23 anni. Prima un approccio amichevole da parte di 2 di loro, non si conoscevano prima di quel momento, poi l'arrivo di altri, da qui il clima euforico che è aumentato, complice anche l'assunzione di alcol, fino al compimento del gesto sconsiderato, quello di spingere le ragazze in una zona buia della villa per approfittare di loro. In questa zona ci sono state, ha spiegato durante la conferenza stampa in questura il procuratore della Repubblica di Matera Pietro Argentino, accompagnato dalla questore Luigi Liguori e dalla PM Anna Franca Ventricelli, 2 distinte violenze sessuali, sia da parte dei 4 citati, sia da parte di altri soggetti, per un numero, ha detto Argentino, presumibilmente che arriva ad 8. Sugli altri 4 sono in corso altre indagini. La violenza è avvenuta intorno a mezzanotte, alle 3:30 le ragazze chiamavano il 118. Non si è trattato soltanto di violenza sessuale, ma anche di violenza fisica con lesioni pluriaggravate. L'episodio è durato in tutto 15 minuti. Dalle indagini e dalle ferite delle ragazze risulta che queste ultime hanno anche tentato di difendersi. Ma cos'è stato determinante ai fini dell'individuazione degli arrestati? È stato determinante il racconto delle 2 vittime, ma anche l'immediata attività di indagine posta in essere dal personale della squadra mobile del commissariato di Pisticci, i quali già hanno acquisito telecamere, hanno sentito persone informate sui fatti, hanno sentito non soltanto le 2 ragazze ma anche la sorella e i parenti, hanno acquisito tutta la certificazione medica presso l'ospedale. E questo nel giro di un giorno. I capi di imputazione sono violenza sessuale di gruppo e lesioni personali aggravate al fine di commettere violenza sessuale. I 4 arrestati devono ancora essere ascoltati dal GIP. Quanto rischiano i ragazzi? Mi pare che la violenza sessuale di gruppo con l'aggravante è prevista una pena sino a 15 anni di reclusione. Torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus. La Task Force regionale di Basilicata ha comunicato che ieri 10 settembre sono stati processati 613 tamponi per la ricerca dei contagi da Covid-19, di cui 12 sono risultati positivi. E le positività riguardano 6 persone residenti a San Severino Lucano, una persona residente a Vigianello in isolamento a San Severino, 3 persone residenti in Emilia Romagna in isolamento a San Severino Lucano, una persona diagnosticata in Basilicata ma residente in isolamento in Puglia e una persona diagnosticata in Basilicata ma residente in Lombardia. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 81. E adesso ascoltiamo le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di San Severino, dove si è verificato un nuovo focolaio. Purtroppo abbiamo un focolaio di infezione coronavirus con all'incirca una 10ina di contagiati. Un focolaio che interessa una famiglia. Sono stati praticati tutti i tamponi nasofaringei, i quali hanno messo in evidenza la positività e chiaramente io ho emesso delle ordinanze di quarantena obbligatoria per tutti questi soggetti interessati, ma anche una ordinanza di chiusura di una struttura di ristorazione, perché una delle persone fa parte, per l'appunto, è il gestore di un ristorante. Sto estendendo la pratica dei tamponi ad altri soggetti che abbiano potuto avere contatto
con le persone infette. Vedremo nei prossimi giorni, sulla base dei risultati dei tamponi che sono stati praticati, quali saranno i risultati, eventualmente per stabilire misure anche di tipo diverso. Ho avuto contatto con il presidente della regione Basilicata Bardi e con l'assessore Leone ed insieme stiamo tenendo sotto controllo e osservando quale sarà la evoluzione del tutto. E intanto ad Altamura continuano le ricerche di Giuseppe Plantamura, scomparso lo scorso 20 giugno. Si continua a cercare nelle zone impervie di Altamura e dintorni per trovare tracce di Giuseppe Plantamura, scomparso lo scorso 20 giugno. Per fare il punto della situazione si è svolto in prefettura un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto Antonio Abbellomo, in cui sono state raccolte ulteriori indicazioni fornite dai parenti dell'uomo. È stata così predisposta un'altra battuta di ricerca a partire dall'ultima zona di avvistamento di Plantamura. Proprio al Pulo si sono radunati i carabinieri, vigili del fuoco, alpini e volontari, tutti col medesimo intento. Anche se è difficile mantenere alta la speranza dopo due mesi di silenzio. Il pericolo maggiore è che, essendo una cavità carsica abbastanza profonda, uno si può essere anche affacciato ai bordi e può essere caduto all'interno, ma questa è un'ipotesi, diciamo, la più lontana possibile. In ogni caso noi iniziamo di qua proprio per escludere poi e così non torniamo anche più sugli stessi posti. Ci sono il gruppo degli alpini che si faranno le pareti nord del Pulo e scenderanno giù. I carabinieri forestali a cavallo si faranno la murgia facendo un percorso fino al Buoncammino e quindi visitando gli anfratti, visitando le macchie e quant'altro. Saremo qui in campo a dare il massimo supporto per la ricerca e il ritrovamento di questo ragazzo. Due mesi sulla murgia non si può sopravvivere, ecco perché noi speriamo che di non trovarlo e che sia altrove, sia in qualche grossa città, magari si è rifugiato da qualche amico, non sappiamo. E non si arrendono i fratelli del signor Giuseppe, che da due mesi attendono risposte. Noi siamo ormai un po' pessimisti perché dopo due mesi e mezzo non abbiamo avuto nessuna notizia e abbiamo chiesto di nuovo la settimana scorsa in prefettura di riattivare le ricerche in questa zona oppure nella zona della foresta mercadante, perché insomma lui era solito allontanarsi e andare in questi posti. Col posizionamento, con i tabulati telefonici, si potrebbe avere una risposta. Era tranquillo perché noi non dico tutte le sere, ma quasi lui mi chiamava, parlavamo sempre, dopo lui parlava sempre dei suoi problemi, era arrabbiato per questa accusa che non trovava lavoro, dopo il suo lavoro che era carpentiere non lo voleva fare più, voleva fare altro. Dirigenti e assessori competenti è una delle richieste del presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, al futuro primo cittadino di Matera. L'organizzazione di categoria ha promosso nella sede di Openet un confronto coi sei candidati alla carica di sindaco sui principali temi che riguardano le piccole e medie imprese e che ovviamente attengono alle competenze dell'amministrazione comunale, dai servizi alle infrastrutture alle peculiarità territoriali. E in coda al nostro telegiornale ci sarà uno spazio di approfondimento dedicato proprio a questo tema. Cambiamo argomento. La giunta provinciale della Confesercenti di Matera, su proposta della presidente Angela Martino, ha cooptato al suo interno Gianni Genco, presidente di Assoturismo Confesercenti. La motivazione che ha spinto la presidente Martino ad allargare l'esecutivo, si legge in una nota, è quella di rafforzare l'operato dell'associazione, utilizzando l'esperienza e la tenacia acquisita per far fronte alle problematiche sindacali del presidente Genco nel settore del turismo e più in generale delle attività produttive. E continuano anche le attività delle principali forze politiche candidate per le prossime consultazioni comunali a Matera. Vediamo gli eventi che si sono tenuti negli ultimi giorni. Continuano gli incontri in vista delle elezioni comunali a Matera, presentato nei giorni scorsi nella città dei Sassi il movimento Azzurro Donna Basilicata di Forza Italia. Presente alla conferenza la presidente nazionale, l'onorevole Katia Polidori, l'onorevole Michele Casino e la coordinatrice lucana Antonella Sasso. A prendere parte all'iniziativa anche il candidato sindaco per il centrodestra Rocco Sassone. Il mondo, detto quest'ultimo, dovrebbe prendere spunto dalla capacità di gestione delle donne, del lavoro e delle questioni familiari.
Sempre a Matera ieri per la Lega Giovani l'onorevole Luca Toccalini per sostenere i giovani candidati della Lega Giovani al Consiglio Comunale. Per lui tappa anche a Montalbano Ionico. Intanto nella serata appena trascorsa apertura del comitato del candidato sindaco Nicola Trombetta e dei candidati della lista Liberi. La lista, ha detto Trombetta, nasce per tagliare le zavorre che hanno impedito il buon governo a Matera. Non buttiamo a mare il bambino con tutta l'acqua sporca, l'esperienza di cui disponiamo costituisce la vera competenza, non quella maturata soltanto nelle aule. Qui abbiamo un patrimonio umano di grande valore che si somma alla nostra vera bandiera, quella della libertà. Abbiamo messo insieme una squadra che comprende professionisti, gente comune, nuovi italiani. Parliamo della riforma sanitaria. La FIALS protesta in piazza a Matera. Grande partecipazione di pubblico per la manifestazione La sanità materana non si tocca, indetta dalla FIALS Matera ieri in piazza Vittorio Veneto, presenti anche 4 candidati a sindaco su 6, Domenico Bennardi, Luca Braia, Pasquale Dori, Annico Trombetta, assenti Giovanni Schiuma per altri impegni assunti in precedenza e Rocco Sassone, che ha ritenuto di non esserci, dichiarando che si tratta di una protesta basata su una bozza di un documento che non ha mai avuto passaggi istituzionali. L'assenza rincara di altre sigle sindacali alla manifestazione la dice lunga. Con l'iniziativa di ieri della FIALS si è chiuso anche il percorso avviato di raccolta firme che ha raggiunto quota 11.200 firmatari. È importante sostenere e difendere la nostra sanità contro questa assurda idea di riforma del sistema sanitario regionale che vuole e vede accorpati tutti gli ospedali in un'unica azienda regionale con sede a Potenza. La nostra proposta è quella di fare 2 aziende sanitarie di tipo misto per fare vera integrazione ospedale-territorio. La riforma, aggiunge l'avvocato Leonardo Pinto, va contro alcuni principi imprescindibili sintetizzati con la sua visione di sanità. Nuovo modello di sanità pubblico che consente la piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, cioè la tutela della salute di tutti i cittadini, a prescindere dal censo, dal potere economico, dalla possibilità di potersi curare o meno, perché per noi la salute, secondo gli scopi sociali dell'associazione che rappresenta, della neonata associazione che rappresenta, la salute è in cima a tutti gli obiettivi che l'umanità deve avere. Continuiamo a parlare di riforma sanitaria, l'intervento di Vizziello di Fratelli d'Italia, siamo ancora ai livelli di bozza, ha detto il servizio. Tante polemiche sul piano sanitario regionale, qual è la posizione di Fratelli d'Italia che credo stiate esponendo in questa conferenza? Sì. Il motto di questa protesta è quella di la sanità non si tocca, noi diciamo invece la sanità si deve ritoccare, si deve mettere mano ad un sistema sanitario che non funziona, di cui noi siamo consapevoli. Nessuno di noi ha l'irresponsabilità di pensare, sia pur lontanamente, di voler chiudere l'ospedale di Matera. Questa è una cosa che vorrei chiarire con i cittadini materani, dicendo che la petizione popolare, la raccolta delle firme che è stata fatta in questi giorni, è una raccolta delle firme che è impostata in maniera, diciamo così, scorretta, perché alla domanda vuole che chiudiamo, che chiuda l'ospedale di Matera o no, è evidente una risposta retorica insita nella domanda, ma che non ha alcun fondamento reale. Quali altri passaggi attende questa bozza? Devono ancora iniziare le interlocuzioni con le parti sociali, con i sindacati, con i lavoratori, con i sindaci. Cioè, c'è una serie di passaggi che non è stata ancora iniziata, per cui nessuna polemica in questo momento ha ragione di esistere. Lei l'ha letta la bozza? Sì, l'ho letta la bozza. La convince? Allora, dico ancora una volta, fino a quando non mettiamo contenuti in questo piano di riordino, nulla mi può convincere. Quindi mi convinceranno i contenuti del piano sanitario. E l'azienda sanitaria materana ha firmato una convenzione con l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Il servizio. Fermare l'emorragia di pazienti dalle strutture ospedaliere del sud a quelle del nord attraverso i cosiddetti accordi di confine. Questa è tra le principali finalità della convenzione siglata a Matera tra l'azienda sanitaria locale e l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Si tratterà di attività di collaborazione e di formazione chirurgica del personale medico dell'unità operativa di oculistica. Abbiamo intenzione di migliorare la vita delle persone, ha commentato Tommaso Micelli Ferrari, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica del Miulli.
nulli. Anche noi, ha detto, vogliamo lasciare il segno sul territorio. I benefici saranno notevoli. Prima di tutto è l'avere lo specialista in loco che ti evita di spostarti, ti evita di andare fuori regione per avere un servizio su una patologia abbastanza importante e comune nell'avanzare dell'età, insomma. Quindi la patologia vitro-retinica è una patologia particolare che ti fa cambiare la qualità della vita, quindi dare questo servizio all'ospedale di Matera e cominciare con la formazione dei giovani che noi abbiamo all'interno dell'ospedale significa cominciare un percorso di rilancio. Da dove nasce l'idea e la necessità di siglare questo tipo di convenzione? Nasce dai due tecnici, due medici, due primari che si conoscono ormai da anni. Il primario di Matera è venuto ad Acquaviva per un periodo di tempo e quindi ha collaborato con noi, adesso c'è un altro medico che sta collaborando con noi, per cui adesso riteniamo che sia arrivato il momento in cui noi, venendo qui per un periodo di tempo su questo argomento, rendiamo perfettamente autonome queste persone sul territorio. E quindi è una crescita, una formazione che arriva a compimento. Ci spostiamo a Potenza, dove raddoppia l'operazione Contrade Pulite. Uomini e mezzi impegnati in opere di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza per porre rimedio a tutte le criticità rilevate e che sono state già segnalate dai cittadini. È in corso d'opera ed anzi raddoppia dal giovedì al venerdì di ogni settimana l'operazione Contrade Pulite, voluta dall'amministrazione comunale per ridare decoro alle contrade della città di Potenza. Tre gli assessorati coinvolti, ambiente, manutenzioni e viabilità, in sinergia con l'azienda municipale Municipalizzata Acta ed il consorzio di bonifica della Basilicata. In campo dal 4 settembre scorso una unità dell'ufficio viabilità, un trattore, un camion e 10 lavoratori impegnati per la raccolta e pulizia relativa allo sfalcio e alla sramatura. Ed ancora un mezzo Acta dotato di vasca per la raccolta dei rifiuti, un camion per la riparazione delle buche stradali, un mezzo con un addetto al ripristino della pubblica illuminazione. Abbiamo deciso di estendere gli interventi su due giornate. Il carico di lavoro è inarretrato di anni, ha spiegato l'assessore alla manutenzione e pubblica illuminazione Fernando Picerno. Invitiamo i cittadini però a pulire le aree di loro competenza. Non ce la facciamo con un solo giorno alla settimana. L'obiettivo finale è quello di andare in tutte le contrade della città di Potenza a portare un po' di pulizia e un po' di sicurezza. Abbiamo cominciato dalla Costa della Caveta, scenderemo a Varcorizzo e poi cominceremo da Bucaletto, Rossellino, Centomani. Voglio ringraziare sia l'assessore Pernici che l'assessore Calella, la polizia locale, anche l'ACTA, ringraziare tutto il personale dell'ACTA, enorme, va al consorzio di bonifica, al suo commissario che ha messo a disposizione i uomini e mezzi per la città di Potenza. Noi arriveremo dappertutto e cercheremo man mano di risolvere anche le situazioni che per circa 10 anni non si sono risolte, bisogna avere solo un po' di pazienza. Ed è stata firmata una convenzione tra l'Istituto di Design di Matera e la CNA Basilicata. Le botteghe degli artigiani e i banchi di scuola si avvicinano per unire tradizione e futuro. Prossimo all'inaugurazione del nuovo anno accademico, l'Istituto del Design di Matera, scuola universitaria di alta formazione artistica, ha siglato un accordo di collaborazione con la CNA di Basilicata, Confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, un progetto pilota a livello nazionale che permetterà di valorizzare il territorio riempiendo un vuoto formativo, come ha spiegato il presidente dell'Istituto, Pasquale Domenico Toce. Vorremmo costruire una forma di contaminazione tra questi due mondi, il mondo del design e il mondo dell'artigianato, affinché tra di loro, dialogando per cercare nuove soluzioni, per cercare nuove idee, per far sì che dalla tradizione e dai nostri laboratori artigianali possano nascere nuove idee, nuove forme, nuovi artefatti. Il valore aggiunto, secondo noi, è un valore enorme, nel senso che noi come Confederazione siamo da sempre convinti che ci debba essere un rapporto molto forte con gli istituti di formazione e appunto lavorare sulla formazione a stretto contatto con chi la fa.
noi dobbiamo trasmettere le competenze che abbiamo maturato in decenni, potremmo dire secoli, ma non vorrei che la nostra posizione venisse vista come mestieri vecchi, sono mestieri antichi che hanno una tradizione che va portata avanti e che assolutamente si deve contaminare con il design. Il primo concreto atto sarà la creazione di questo premio delle eccellenze lucane, dell'artigianato e del design, e poi di sicuro questa stretta correlazione tra i nostri artigiani, le botteghe dei nostri artigiani, il saper fare dei nostri artigiani e gli studenti iscritti all'Istituto del Design di Matera. Quindi queste sono sicuramente le principali azioni che metteremo in campo. Voglio ricordare anche che domani prende vita il progetto Artigiani, che durerà per i prossimi 3 mesi, e laddove ci sarà anche un proficuo scambio di docenti tra la CNA e l'Istituto del Design. Proseguirà fino al 12 settembre a Matera la campagna di prevenzione di Comen Italia, prevenzione contro le patologie oncologiche. L'occasione della carovana della prevenzione è anche un modo per raccontare quella che sarà la nuova veste della Race for the Cure quest'anno. A malincuore siamo tutti dispiaciuti in tutti i comitati nazionali, non sarà possibile abbracciarci ed essere vicini come è stato per Matera lo scorso anno, però cercheremo comunque di dare un segno tangibile della nostra presenza, non soltanto con l'evento virtuale europeo che abbraccerà le 30 città che avrebbero corso quest'anno la Race for the Cure se non ci fosse stata l'interruzione per il Covid, ma raccoglieremo da tutti quanti i territori le testimonianze di coloro che con il loro affetto e la loro generosità si iscriveranno a questo evento, e avremo la possibilità di organizzare, come farà anche il Comitato Basilicata, dei piccoli eventi nel rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio da contagio, dei piccoli eventi che consentiranno comunque di renderci fisicamente vicini seppur distanziati. Quindi stileremo, chiuso il capitolo di questi giorni della carovana della prevenzione, un elenco di iniziative che anche con il supporto delle associazioni che sono sempre state vicine al nostro comitato verranno realizzate su tutto quanto il territorio, alle quali ci si potrà iscrivere, così come si potranno organizzare anche delle semplici passeggiate spontanee individuali indossando la maglietta della Race for the Cure e facendo vedere in quelle 3 giornate del 25, 26 e 27 di settembre quanto si è vicini a questa manifestazione, che è un evento davvero concreto, perché ciò che viene raccolto dall'associazione si traduce in progetti effettivi sul territorio e ne è una testimonianza la presenza in queste 3 giornate della carovana della prevenzione. È stata presentata la 21ª edizione del Festival d'Uni di Matera. Avremo 15 concerti nei luoghi storici della città di Matera per la 21ª volta. Il festival, ideato da Saverio Vizziello, ha superato il traguardo l'anno scorso della 20ª edizione, iscrivendosi di diritto al REMA, il Réseau Européen des Festivals de Musique Ancienne, l'organismo che racchiude i più importanti festival europei, ed è l'unica realtà che ad alto livello porti la musica antica, la musica barocca in questa regione. In realtà la festa patronale di Matera per il suo santo, Sant'Eustachio, sarà il nostro aggancio di quest'anno per cercare di creare appunto un clima gioioso, nonostante questi tristi tempi, intorno alla figura di Sant'Eustachio, perché il maestro Antonio Florio, il più grande esperto di musica barocca napoletana, porterà col suo gruppo Cappella Neapolitana la prima edizione, la prima esecuzione moderna appunto di un oratorio chiamato Sant'Eustachio del 1687, un oratorio fatto a Napoli che Matera riscopre per la prima volta. Iniziamo dunque il 25 settembre con l'inaugurazione, concerto davvero imperdibile, con Antonio Florio e la sua Cappella Neapolitana, la prima esecuzione dell'oratorio Sant'Eustachio di Donato Richezza, 1687, nel Duomo. Tutti i concerti saranno alle 20. E questa era l'ultima notizia del TG di TRM. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo, come annunciato, a uno spazio di approfondimento dedicato al confronto tra i 6 candidati alla carica di sindaco di Matera.
dirigenti e assessori competenti è una delle richieste del presidente di Confapi Matera Massimo De Salvo al futuro primo cittadino di Matera. L'organizzazione di categoria ha promosso nella sede di Openet un confronto coi 6 candidati alla carica di sindaco sui principali temi che riguardano le piccole e medie imprese e che ovviamente attengono le competenze dell'amministrazione comunale, dai servizi alle infrastrutture, dalle peculiarità territoriali alla competitività. Abbiamo fortemente voluto noi di Confapi Matera questo incontro perché ne va di mezzo il futuro delle nostre aziende e delle nostre famiglie, perché noi piccoli e medi imprenditori del territorio, prima ancora che essere imprenditori, noi la viviamo la città e quindi vorremmo continuare a viverla sempre meglio. Noi siamo orgogliosi quando parliamo in giro della nostra città, pur rendendoci conto che potremmo fare molto di più. Quindi ci aspettiamo molto dai 6 candidati, abbiamo apprezzato di tutti quanti le loro professionalità e le loro competenze. Adesso sarà importante, dopo il 10 di ottobre, vedere e metterli alla prova realmente su quello che vogliono fare. Le idee sono condivisibili tutte, non possiamo dire, abbiamo visto che hanno ben studiato anche i problemi del mondo imprenditoriale, perché chiaramente con i tanti incontri che hanno fatto e anche le relazioni personali con ognuno di loro, chiaramente li ha resi coscienti delle nostre condizioni, e speriamo che realmente questa attenzione venga data. Vogliamo assessori competenti, non vogliamo assessori nominati per la politica o per la parentela, noi vogliamo assessori estremamente competenti. La prossima amministrazione comunale dovrà nominare 4 o 5 forse dirigenti che rappresentano il futuro. Non possiamo permetterci di avere dei dirigenti incompetenti oppure che tendenzialmente bloccano le attività, perché questo si ripercuoterà per i prossimi 40 anni. Quindi noi abbiamo bisogno che questa amministrazione, dove i candidati sindaci sono tutti giovani, e devo dire la verità, spero che guardino al futuro, spero che guardino ai prossimi 40 anni, perché un dirigente nominato oggi con poca attenzione sicuramente ce lo porteremo avanti per tantissimi anni. Noi abbiamo una visione ben precisa per lo sviluppo della città, partire dalle nostre radici, partire dal fatto di avere, insomma, di poter godere di essere una città tra le più antiche del mondo. Abbiamo peculiarità come il pane, il grano. Abbiamo anche il design, quindi la creatività, il salotto. Ecco, fare valore di questi punti, ma pensare al futuro, quindi un futuro fatto di innovazione, di tecnologia. Ci sarà la Casa delle Tecnologie a Matera, ci sarà l'Hub San Rocco, su questo si può fare tanto, potremo creare un indotto tecnologico andando ad attrarre aziende dal nord, creando incubatori creativi, puntando appunto su una Basilicata e su una Matera, quindi su una città creativa, sostenibile, che possa puntare sui giovani e sul individuare, trovare, cercare anche luoghi per fare impresa tra i giovani. Vanno attenzionate le aree industriali, le aree artigianali, va fatta una scommessa importante sulle infrastrutture viarie e non solo. La scommessa sulla Matera Metaponto, l'allargamento, trovare finanza, trovare governi regionali e nazionali che ci ascoltano diventerà fondamentale per aprire la Matera anche all'arco ionico, completare con la Matera Gioia del Colle il finanziamento da ricercare per completare finalmente la ferrovia dello Stato e poi fare un accordo con l'aeroporto di Puglia per nominarla aeroporto Matera Bari Matera, sarebbe estremamente importante dal punto di vista comunicativo e anche operativo. Ma poi c'è anche tutto un lavoro da fare sul rilancio dell'edilizia. Credo che un grande piano di rigenerazione urbana con premialità per chi abbatte e ricostruisce edifici vetusti potrebbe, anche con gli incentivi del Sisma Bonus e dell'Eco Bonus, creare nuove opportunità per il sistema edilizio, che non deve più, diciamo, avere una politica che agevola le speculazioni, ma che pensa a uno sviluppo sostenibile. Sono leggi previste dallo Stato, dalla Costituzione, quindi non si tratta di andare fuori da quello che è, come dire, il solco della Carta Costituzionale. Ritrovare un protagonismo della città può essere utile ad avere una buona visione dello slancio produttivo della città, in chiave quale unire la mano alla testa, l'unicità del territorio, all'universalità del messaggio che può partire da Matera, ritornare a essere caratterizzante l'elemento radicale della radice della città. Abbiamo dei valori, dobbiamo ritornare a farli diventare condivisi oltre il nostro territorio. Un esempio:
i nostri salotti si sono ripresi. Allora, i nostri salotti per esempio sono uno di quei prodotti che non sono soltanto di serie, ma trasmettono un'emozione, l'emozione di un territorio. Quella è la nostra caratteristica, l'unicità di quella caratteristica diventa, come dire, vincente in qualsiasi contesto. È una posizione scontata, una difesa del territorio ad oltranza, parlando però di metodo, di modalità, di capacità, di dedizione e soprattutto della capacità di misurare quelli che sono gli obiettivi, che non bastano, devono diventare traguardi. Matera si merita delle aree industriali interconnesse, piene di servizi, in grado di rendere attrattive le aree e naturalmente anche le aziende che sono presenti, che vi risiedono. E non soltanto, bisogna generare consapevolezza e fiducia affinché quelle stesse aree diventino attrattive per tante nuove iniziative. Dobbiamo farlo però con raziocinio, con programmazione, con competenza e con la consapevolezza di avere una città che ha una sua vocazione. Una vocazione senz'altro turistica, ma non dobbiamo dimenticarci delle attività produttive che devono essere interconnesse al territorio esattamente come le periferie. E questa è la Matera che mi immagino, una Matera che possa, invece che chiedersi perché ogni volta si faccia qualcosa, dire perché no. Un perché no pieno di stima, di fiducia per quello che è il futuro. Il nostro territorio può svilupparsi soltanto se noi puntiamo sull'occupazione. E il motore dell'occupazione sono le imprese, quindi nella programmazione, nel piano di sviluppo della nostra città noi dobbiamo puntare sulle imprese, non soltanto le imprese turistiche, ma tutte le imprese delle filiere principali del nostro territorio, quella dell'agroalimentare, quella della metalmeccanica, quella della manifattura del mobile imbottito. Sono queste le filiere che generano occupazione e questa deve essere la priorità su cui noi dobbiamo investire, sostenendo le imprese con infrastrutture, con servizi, ed è questa la funzione che un amministratore deve svolgere, anche rapportandosi al governo regionale e portando le istanze perché le imprese di Matera possono assolvere pienamente alla capacità di creare occupazione per il nostro territorio. Dobbiamo assolutamente riprendere un discorso che è quello della filiera, in questo caso legandola fortemente a quello del turismo e dell'innovazione tecnologica. Sono i canali su cui nel futuro Matera dovrà costruire una rete di servizi per poter garantire, dopo l'approdo al 2019 sul piano dell'accoglienza, ora una città che sappia dialogare con i servizi. E quindi naturalmente quando parlo di servizi parlo di un'offerta innovativa che si regge con un dialogo fortemente incentrato con l'università, con la formazione e con lo sviluppo delle nuove tecnologie. Soltanto quando avremo realizzato questo connubio probabilmente daremo anche corpo a quelle che sono le grandi prospettive della città legate all'Hub di San Rocco e alla Casa delle Nuove Tecnologie.